Siamo a Karakorum, nel monastero più antico della Mongolia, Erdenezu, che significa dei 100 tesori. Questo monastero fu fondato nel 1586 da Tlai Khan e ai suoi tempi possedeva più di 1000 monaci. Questo grazioso tempio sembra l'imitazione di un altro che si trova in Tibet, a Lhasa, nel quartiere del Barkor, e il tempio si chiama Jokhang. Siamo nel sito dove sorgeva l'antica capitale mongola, fondata da Genghis Khan nel 1220 e poi sviluppata da suo figlio. Non ebbe un grande futuro, la capitale rimase per circa 40 anni, poi Kublai Khan trasferì la capitale a Pechino. Intorno all'antica capitale sono ancora visibili delle grosse tartarughe di granito che rappresentano quattro punti diversi a livello di orientamento. La tartaruga nella simbologia mongola rappresenta l'eternità. Siamo sul sito dello scavo archeologico dell'antica capitale Karakorum. Come potete vedere non rimane quasi più nulla, perché il materiale di mattoni e di pietre fu asportato per costruire il tempio di Erdenzu.